Ciao a tutti, io sono Nanni e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi voglio parlare di BookTube in generale perché credo sia un modo, prima di tutto, per darvi dei consigli e spronarvi magari ad aprire un canale BookTube o YouTube in generale su qualsiasi cosa voi vogliate parlare. Infatti andiamo a parlare di pro, contro, cosa mi piace, cosa non mi piace di BookTube e di come mi ha cambiata, perché prima di tutto BookTube mi ha cambiata, non radicalmente, perché io prima di aprire un canale 2 anni fa ero una persona molto molto timida, mi vergognavo di tutto e ero molto impacciata, non che adesso non lo sia, ma molto meno rispetto a 2 anni fa. In 2 anni sono veramente cresciuta e sono ancora un po' timida e mi vergogno ancora di alcune cose, però sicuramente lo sono di meno o non lo faccio vedere, affronto le cose con maggiore consapevolezza, con meno vergogna e con meno timidezza. Quindi voglio anche spronare voi su questo aspetto. Mi piace molto BookTube perché non solo ti cambia in questo campo, perché appunto ti aiuta ad aprirti, tu che vorresti aprire un canale, veramente ti aiuta tanto, perché comunque devi spiegare un concetto, un tuo pensiero, devi parlare a qualcuno, a quella persona che ti sta ascoltando, anche una sola persona che ti sta ascoltando. Ed è bello poter parlare a qualcuno e condividere le stesse passioni, quindi parlare delle stesse passioni. Infatti questo è anche un lato positivo di BookTube. Io parlo principalmente di libri perché finalmente su BookTube posso dialogare con qualcuno che ha la stessa passione mia dei libri, perché al di fuori di BookTube non so con chi dialogare, insomma, parlare in senso positivo, quindi condividere le stesse opinioni, anche in senso negativo, critico, anzi meglio dire, perché se a me piace un libro, se a me è piaciuto un libro, a un'altra persona potrebbe non essere piaciuto, perché tutti hanno gusti diversi, per fortuna. Quindi si può aprire anche un dibattito su questo genere, criticare il libro, e spero che si continui a criticare solo il libro. Lato negativo di BookTube, di YouTube in generale, quando si arriva a parole, io non ho mai condiviso questa cosa, perché se io ho un pensiero diverso da un'altra persona non vedo il motivo per cui io debba insultare quell'altra persona. Semplicemente è bello il dialogo in senso positivo, però dall'altro lato è bello anche criticare il libro. Io non voglio denigrare nessun tipo di opinione, nessun tipo di gusto letterario o quel che sia di un'altra persona. Però magari è bello anche dire: no, guarda, io non condivido questo tuo pensiero, questo tuo gusto, perché la penso così. Qualcun altro potrebbe anche rivolgerlo a me, mi è capitato di fare questo tipo di dialogo, però basandosi sempre sul libro e non sulla persona. È proprio il libro il centro, il fulcro del dialogo di questo canale, principalmente anche di altri dei miei colleghi. Mi piace un sacco anche il lato amicizie, perché io ho conosciuto delle persone, anche se non fisicamente, grazie a BookTube, con cui anche parlo privatamente, e mi fa sempre piacere condividere anche dei miei aneddoti personali a queste persone, perché mi sento in confidenza, ovviamente non conoscendole fisicamente dal vivo, ma tramite internet. Sono sempre un po' diffidente, anche se so che sono delle persone affidabili. Comunque fa sempre piacere condividere la stessa passione, anche privatamente, non solo appunto pubblicamente. E è sempre bello scambiarsi opinioni, consigli. Ecco, anche un'altra cosa che mi piace un sacco di BookTube è questo scambio di opinioni, di consigli, non solo agli amici, ma anche a voi che mi seguite, che comunque vi considero miei amici. E penso che BookTube non solo faccia crescere e maturare una persona, come dicevo all'inizio del video, ma penso che faccia maturare anche i nostri gusti. Noi cresciamo e maturiamo, così
crescono e maturano anche i nostri gusti letterari, anche al di fuori di BookTube, però come dicevo prima, grazie a questi scambi di consigli e di opinioni possiamo scoprire nuovi gusti, scopriamo nuovi libri e quindi cambiamo anche un po' i nostri gusti. Credo sia un aspetto interessante questo, perché io mi sono approcciata a libri che mai avrei pensato di leggere e questo mi fa molto molto piacere. Io ho visto anche serie TV che mai avrei pensato di vedere. Poi BookTube, secondo me, è pieno di risate e divertimento, anche se la vita non è sempre così, ovviamente. Facciamo vedere solo quello che ci fa piacere, far vedere. Però è bello condividere questa felicità, è bello condividere questo entusiasmo che abbiamo, che ogni tanto fa anche bene, no? Essere entusiasti della vita, di quello che facciamo. Anche al di fuori di YouTube, di BookTube. BookTube fa vedere anche un lato un po' più serio. Io trovo recensioni di libri, anche serie, che fanno riflettere tantissimo sulla realtà e su ciò che ci circonda. E credo che BookTube, oltre che divertimento e svago, serva anche un pochino anche a riflettere sulla realtà che ci circonda, appunto, sulle cose un pochino più serie. E credo che sia un mezzo di comunicazione veramente potente e credo che tutti debbano sfruttare YouTube in generale, ma credo più BookTube perché c'è gente che legge veramente pochissimo e credo che i BookTubers debbano impegnarsi e, come stanno già facendo, ovviamente mi ci metto anche io, questo messaggio appunto di condividere la lettura a più persone possibili, sia in senso positivo sia in senso critico, come dicevo prima, per appunto allargare la lettura, per far appassionare i ragazzi alla lettura. Parlo da ragazza, parliamo da ragazzi. Non è mai troppo tardi per appassionarsi alla lettura, appassionarsi a qualcosa. Però, dato che la lettura sta un po' denigrando, credo sia importante quello che facciamo, non perché lo faccio io, però ci tengo che la lettura e i libri tornino alla luce. Fare video però dall'altro lato ti incatena in qualche modo. Preciso che BookTube deve essere una passione, un divertimento. Sono convinta, convintissima, che per fare BookTube serva passione per la lettura e per i libri, serva tanta passione nel fare i video, tanta tanta dedizione, tanta pazienza. Per mantenere vivo e costante un canale serva anche costanza e impegno. So che non è semplice, in tutti gli impegni che abbiamo nella nostra vita, chi più, chi meno, tutti i nostri impegni sono importanti e anche BookTube è un grande, grande impegno, quindi essere costanti è importante, essere sempre ispirati è importante e non sempre questa ispirazione viene, quindi diciamo che in un certo senso siamo incatenati perché ci aspetta sempre costanza dal creator che ammiriamo di più, no? Una cosa negativa questa, a malincuore lo dico. Perché a me non sempre viene l'ispirazione, però dall'altro lato so che non posso lasciare il canale senza video per un mese, 2 mesi, anche perché l'algoritmo poi di YouTube va a farsi un po' benedire. Quindi ci vuole costanza e pazienza, ci vuole un sacco di pazienza e tanta creatività nel pensare video, farli, editarli, pubblicarli e in tempo anche. Non sempre si riesce. Lo ammetto, non sempre ci sono riuscita, però in qualche modo riesco a tenere vivo questo canale. Spero che questo mio impegno arrivi a qualcuno e che si capisca comunque che io faccio tutto con passione. Io non guadagno nulla, quindi lavoro per passione, lavoro. Che parolone. Mi impegno e mi ritaglio sempre quella oretta per fare video. Potrei impiegare in altro, però a me piace fare video con tutti i suoi difetti, ma anche con tutti i suoi pregi. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa vi piace di BookTube e cosa non vi piace. Spero che mi arrivino critiche costruttive e non insulti, perché
quella parte di YouTube è quella che io non sopporto di più. Comunque, chiusa la parentesi, iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. Ciao!